Allora, signor De Premolfo, come va? Tutto bene? Vedo che ormai è diventato un caprajole e soprattutto ha smesso di piangere, che l'ultima volta si stavano lamentando persino i salmoni. Signori, siamo tornati nel villaggio di... Vi ricordate De Premolfo? Quello a cui il pollo generale, assieme ai suoi due golem, hanno rubato tutte le pecore. Insomma, sì, quelle da pinzimonio. Ebbene, sembra ormai abbia voltato pagina e sia diventato un caprajolo. C'è un villico. No, ma... Allora, il signor De Premolfo mi ha detto che... Ma stanno attaccando il povero bambino. Il signor De Premolfo ha detto che ha portato suo nipote e... Drimpildo, ecco, a fare l'apprendista capraiolo. È solo che poiché deve farsi le ossa, lo fa incornare dai caproni, così cresce forte e è pronto. Vedete invece con De Premolfo come sono affettuose le capre. Il nipotino quindi passerà l'intera estate qua dentro a ricevere incornate e dare poi una mano a De Premolfo a ricomprarsi delle pecore da pinzimonio. Ma basta, ma poverino. Ma lasciamo perdere, villici capraioli, bentornati sul canale, sono Nex e siamo qui in un nuovo video di Minecraft e oggi siamo qui per vedere dei segreti che nessuno conosce. Sapete tutti quanti che quando trovo delle compilation con un nome simile sono molto molto scettico e dunque oggi li analizzeremo e scopriremo quali di questi sono veri e possiamo effettivamente imparare qualcosa e quali altri invece sono delle pinocchiate turlupinanti. E come è uscita sta capra, scusi? Signora capra, lei deve... Vada dentro, signora capra, vada dentro. Sì, ciao. Non c'è... Signora capra! Lei è in the door, the porta. Vada dentro, signora capra, avanti. Faccia la... Va dentro. Ok, penso che non mi farò mai assumere da De Premolfo. Però mi raccomando, ragazzi, prima di cominciare è fondamentale un bel mi piace se volete aiutarmi a far crescere il canale e iscrizione e campanellina per venire aggiornati quando usciranno appunto i nuovi video. Ma detto ciò, non perdiamo tempo, le turlupinate sono dietro l'angolo e passiamo dunque con il video numero 1. Se poi magari non vi va di lasciare il mi piace per me, fatelo per Drimpildo, che invece di passare l'estate al mare la passerà dentro a una stalla a prendere incornate da delle signore capre. Eccoci dunque col primo video. Allora, questo, se non mi ricordo male, è quel ragazzo che parla a centrifuga. Quindi cercherò di stare zitto e capire quello che dice. Partiamo! Ok. Inutile dire che non ho capito quasi niente di quello che ha detto. Infatti riguarderò un attimo il video, ma dalle immagini mi sembra abbastanza folle quello che ha mostrato. Ok, tutto chiaro. Abbiamo una porta e proviamo anche noi a fare quello che ha appunto mostrato nel video. Ha detto che se io metto giù una porta posso utilizzarla, per esempio se c'è del ferro, per andare a scavalcare uno stesso muro di ferro. Ad esempio una cosa del genere, ok? Se faccio per esempio una cosa, certo che sono veramente il peggior architetto della storia, però ce lo facciamo andare bene. Ebbene, per me è praticamente impossibile superare questo muro, ma se faccio il trucco che ha fatto lui, ovvero praticamente vado qua, apro, sto al centro, chiudo, adesso provo, fatemi vedere se posso zoomare indietro, non posso, salto, posso saltare, aiuto, questa è follia, aiuto, questa cosa è folle proprio, cioè io posso fare così, ma posso anche tipo, aspettate, se chiudo, salgo e salto e vado ad esempio qua in fondo. Se premo ancora il tasto... Rifacciamo. Vado qua, chiudo. Adesso saltiamo. 1, 2. Vado indietro. Provo ad aprire la porta. Posso tranquillamente... Cioè, posso farla camminando. Posso andare anche lì sotto. Ok, sto per andare a dare una testata a Drimpildo anche io. Ma buoni, perché non è tutto buoni. Ha detto che con i comandi si può anche buggare la porta e far sì che sia a metà invece che intera. Io dunque sapevo si potesse fare col debug stick, quindi proviamo a fare give a debug stick, eccolo qua. E in teoria se clicco dovrebbe in teoria trasformarmelo, fammi vedere. Se faccio, ok, è a metà. Però, ok, allora questa cosa è iper strana perché l'ho trasformato in una scala. Praticamente ho trasformato la porta in una scala, ma non è quello che ha mostrato lui, ha messo solamente mezza porta e quindi devo vedere com'è possibile. Se non lo posso fare col debug stick, ho fatto qualcosa di strano, magari posso farlo con, aspettate, prova a generare una porta, vediamo se prova a fare ad esempio tipo set block. Provo a mettere queste coordinate qua, dove sono io, e metto per esempio una porta di quercia, dovrebbe generarmela. Dove non c'è, non l'ha fatta. Ok, ce l'ho fatta. Abbiamo generato una staccionata che in realtà è una porta, perché comunque si può aprire, si può aprire, si può chiudere, ma in realtà è una porta tagliata. Prossimo video, inebriatemi con la sapienza, fatemi capire così Minecraft che non so, e via. La cobblestone, ok. Ok, questo lo so. Ma che aspetta un attimino, cioè ci sono cose che so ma altre cose che mi ha lasciato un sacco di dubbi. Adesso datemi un secondo che vorrei subito testare questa roba.
rovina. Mi serve una bella secchiata di lava, dell'acqua, ok. Voglio prendere anche un blocco qualsiasi, tipo blocco di... possiamo prendere blocco di ferro, va bene. E in teoria, da quello che dice, adesso io voglio provare, cioè se metto la lava e l'acqua dall'altra parte, posso generare la cobblestone, appunto, utilizzando il flusso centrale. Facciamo così. Adesso in teoria, se vado a rompere questo blocco, dovrei ottenere la cobblestone. Lo rompo e avrò appunto un blocco di cobblestone. Ma da quello che mi dice lui, se uno dei due invece di colpire tipo lateralmente viene da sopra, avrò la pietra, cioè genererò un blocco di pietra anziché la cobblestone. Cosa che invece funziona con l'ossidiana se facciamo incontrare i due flussi principali, cioè l'affluente di lava assieme a quello dell'acqua. Quindi adesso se provo per esempio a fare un'altra struttura, fatemi vedere perché onestamente imparo qualcosa di nuovo. Ho sempre saputo della cobblestone ma della pietra onestamente no. Faccio così per esempio, facciamo un giochello del genere. Vado a mettere qua dentro magari dell'acqua, ok. Se adesso qua sopra droppo un secchio di lava, sarà sopra l'acqua e dovrebbe trasformare questa acqua non in cobblestone ma in pietra. Quindi faccio così, vediamo se fa qualcosa. Ok, ha trasformato il blocco. Si fermi un attimo per favore. Ora tolgo questo blocco di ferro e avrò la pietra. È vero, ve lo giuro, non lo sapevo. Quindi possiamo avere diversi modi di giocare con l'acqua e appunto la lava, facendo tipo cobblestone in questo modo, facendo ossidiana, e invece da sopra 1, 2, 3, papapam, metto qua sopra adesso un po' di lava e avrò bababang in teoria lì sotto un bel blocco di pietra, assolutamente 100% reale. Ora fammi chiudere sto coso che viene assolutamente, va via, show, via signora lava, vada via che poi non mangiano le capre e le galline, mi sa che cresca l'erba. Sì, sì, levi signora lava, va, vada via. Oh, meno. Comunque devo dire che funziona, è assolutamente vero, ma non era tutto, perché abbiamo anche secondo lui con il crafting table, quindi faccio banco da lavoro e prendo dell'appunto cobblestone pietrisco. Dovrei, utilizzando in teoria delle rampicanti, eccole qua, assieme a del muschio, dovrei con entrambi riuscire a generare appunto i blocchi di pietrisco muschioso. Quindi se metto il muschio, ok, pietrisco muschioso. Ma se levo questo e metto la rampicante, faranno la stessa cosa, cioè avrò sempre in generazione pietrisco muschioso. Tutto ciò utilissimo soprattutto per chi fa costruzioni. E devo dire che 2 su 2 0 turlupinate mi sta garbando, e anche tanto, mi raccomando ragazzi, un like per evitare le turlupinate, soprattutto per questa capra con il pizzetto, che sembra una capra col pizzetto. Prossimo video, la logica di Minecraft, mi faccio vedere. Ok, un arboscello sotto della bedrock. Adesso, ok, un altro arboscello, questa volta di abete. Abbiamo un what? Ma che... No, aspetta, cioè il fungo cremisi e il fungo distorto possono sfondare la bedrock se usiamo la bone meal, invece con gli arboscelli non lo fa. E mo c'è anche il motivo, quale sarebbe? Ah, già, o un bug lolloso o una turlupinata. Dunque ragazzi, sono su bedrock perché ho riguardato il video e lui l'ha fatto su bedrock. Ora proviamo a ricreare la stessa cosa che ha fatto lui utilizzando i nostri arboscelli e i funghi criminosi. Allora io direi di cominciare subito qua. Per esempio mettiamo giù un arboscello di quercia, ci mettiamo quello di abete, mettiamo qua di fianco adesso il fungo deformato e qua ci metto quello cremisi. Ora vediamo adesso di mettere sopra un pochettino di substrati rocciosi, come li chiamano su bedrock. Facciamo così, togliamo, togliamo, togliamo e togliamo. Molto bene. Adesso se metto la farina d'ossa sull'arboscello, lo proverò a far crescere, ma la bedrock interromperà la sua appunto crescita e non farà nulla. Stessa cosa questo di abete, lo sto super spammando con la bone meal ma non cresce. E dunque da quello che mi dice, se lo faccio col distorto dovrebbe crescere. Ma non sta crescendo, ma in che senso, scusate? Anche quello cremisi non sta crescendo. Ma volete dire che è una turlupinata? No, aspetta un attimo, io mi sto dimenticando del nilium. Aspettate, mi vuole del nil, eccolo, mi vuole questo coso qua, perché se non erro nel Nether cresce su questo terreno. Quindi se ora faccio... No, buoni. Se faccio così, no? E provo adesso a mettercelo sopra. Uno, due. E provo a usarci sopra la farina d'ossa. Ma non è vero, l'ha distrutto. Cioè, ha oltrepassato la bedrock e si è trasformato in un fungone. E quindi stessa cosa anche questo, quindi se lo utilizzo sopra. Allora, parliamo un attimo, Mojang. Perché queste sì e queste no? Solo perché queste vengono dall'overworld, fammi capire. Perché queste non me le fa crescere? Diciamo che qua la logica va un po' a farsi benedire. Però almeno sono contento che non fosse una turlupinata. Quindi numero 3, 100% reale. Dunque, il prossimo video è veramente sospetto. Quando solitamente cominciano con un blocco, con un pistone, con una leva, so per certo che vogliono duplicare qualcosa e creare una scammata e turlupinosa serie di video fasulli. Ebbene, vediamo che cosa ci propone. Mette il blocco di netherite, mette la TNT e non dovrebbe esplodere in teoria. Sappiamo tutti che la netherite non si appunto fa saltare per aria con il tritolo. Molto bene. E ok, che cosa sarebbe questo marchingegno? Scusate. Ha messo un po' di ripetitori, ha messo della redstone, ha messo, vabbè, il classico pistone col, va bene. E cosa dovrei capire ora? Che lui attiva la
Cosa fa, scusate? Mi fa attivare il cosino. Aspetta, cioè, io ho visto adesso che la netherite è scoppiata con la TNT. Ragazzi, non so voi, ma io sento uno sgradevolissimo odore di turlupinata. Andiamo a provarlo. Dunque, ragazzi, eccoci qua. Ho messo un po' di ossidiana per terra, così possiamo far scoppiare le TNT quante volte vogliamo senza distruggere l'intero mondo. Però vorrei vedere se quello che dice è corretto. Cioè, partiamo dal principio. Cioè, metto questo, metto la TNT, la faccio partire. In teoria, la TNT non dovrebbe far saltare il blocco di netherite. E questa è una cosa che, bene o male, tutti quanti sappiamo. E fin qua ci stiamo. E in teoria lui dice che se lo faccio col pistone attivato, per esempio così, no? Perché lui si è attivato col pistone e lo vado a far saltare per aria, dovrebbe scoppiare. Tipo, faccio così, vediamo se esplode la mia... vediamo se succede qualcosa... No, rimane lì, capite quello che dico? Perché allora dovrebbe saltare per aria quando collega con il suo marchingegno? Di conseguenza, proviamo a fare quello che ha fatto lui. Mettiamo giù adesso un blocco di netherite, ci metto davanti. Magari sto più lontano perché devo mettere una serie di ripetitori non indifferente. Facciamo così, vado a mettere così un pistone e seguo il suo stesso procedimento. Faccio allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1, 10. Poi ha messo una redstone qua, ha messo un'altra redstone qua e ci ha messo una leva. Molto bene. Adesso metto dell'altra redstone qua e proseguo fino alla TNT, che andrà messa, penso, più o meno una zona come adesso. Magari devo riguardare il video, anche se mi sembrava che fosse, se non sbaglio, 1 2 1 2, e fosse qua più o meno, dovrebbe essere a questa distanza del video, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra fosse questa. Ebbene, se faccio tipo una cosa così, no, lo vado a mettere ad esempio, facciamo così, così ci va perfetto, dovrei distruggere la netherite. Statemo a vedere che succede. Adesso attivo tutti questi che ho fatto lui, stessa cosa qua, stessa cosa qua, stessa cosa qua. Adesso non mi devo dimenticare che c'è un altro ripetitore da mettere anche nella redstone che accompagnava, meglio, che arrivava alla TNT. Presumo fosse qua al terzo ripetitore, quindi mettiamo un altro ripetitorino qua sopra. Non gli do nessun tick. E se faccio però partire questa, dovrebbe distruggere la mia netherite. Facciamoci 4 risate. Facciamoci ora 4 sonore risate. È scoppiato veramente. È scoppiato veramente. Ma in che senso? Non ho inteso. Aspetta, cioè, tu vuoi dirmi che la TNT in questo modo scoppia nell'esatto momento in cui il pistone spinge avanti la netherite e la rende vulnerabile? Perché non mi risulta altra teoria valida di questa cosa. Cioè, adesso metto la TNT di nuovo e vado a riattivare tutto quanto. Cioè, lui si vede che attiva il pistone proprio mentre esplode e fa... Ecco, adesso ho sbagliato qualcosa che non ho capito cosa, però penso il tutto succeda proprio perché il pistone spinge avanti la netherite nell'esatto momento dell'esplosione. Quindi, per cui, signori cari, sembrava una turlupinata, ma segreto numero 4 di Minecraft, assolutamente, 100% vero. Segreto numero 5, e vi ricordo che più andiamo avanti più è facile trovare turlupinate. Fate vedere che cosa mi mostra. C'è due casse, ha un sentiero sotto, ha della lava, dell'acqua e della neve. Che cosa vuole farmi vedere? Mette della neve, ok, ha il sentiero lì davanti, e che cosa? Non so capire, ma... Non sto... Non, veramente non capisco, no? Ma come fa a ghiacciare? Ma come ghiaccia? Ma in... Aspetta, ma... E quindi con la lava? Fa la stessa cosa? Fa la stessa medesima cosa con la lava? Cioè... Ah! Ho capito! Praticamente c'è un piccolissimo pixel che può essere di neve o di lava che passa sopra il sentiero erboso, rendendolo, diciamo, tutto il blocco come se fosse effettivamente coperto di lava o nel caso di neve. Voglio testarlo tipo ora! Ok, ho tutto quello che serve, secchio d'acqua o tipo la neve polverosa, secchio di lava, le casse, il sentiero erboso, insomma tutto quello che ci serve per testare questo mirabolante e turlupinoso trucco, che potrebbe anche essere vero, anzi mi sembra forse il meno turlupinoso tra tutti quelli che ho visto quest'oggi. Allora, devo cominciare mettendo una cassa e un'altra cassa. Devo togliere i blocchi sotto in questo modo. Vado a mettere qua sotto un sentiero erboso e adesso provo a rompere questo e a metterci dentro della neve polverosa. E da quello che dice, se adesso provo a zoomare, fatemi andare così, dovrei vedere, sì, vedete, c'è un pixel. Oddio, sto congelando, è vero ragazzi, sto congelando e sono in questo blocco, cioè prendo danno stando in un blocco che non è... Impazzisco. Per colpa di questo pixel che, come vedete, sta invadendo. Adesso spero si veda bene. Se tolgo questo non si vede più, ma se attivo i bordi riusciamo a vedere che c'è la neve che è all'interno del sentiero. Ragion per cui, per colpa di questo minuscolo pochettino di neve, arriviamo a congelarci esattamente in questo modo. E sta roba è assolutamente illegale, soprattutto perché è reale. Per adesso però, dopo questo, voglio provare anche con, per esempio, la... Eccolo qua. Anche con la lava. Lui ha messo tipo un secchio di lava qua, no? E ha messo... aspettato che arrivasse qua in fondo. E tu lì adesso dovrebbe esserci, ecco, un po' di lava. Adesso io non vedo che... Cioè, non sembra che stia entrando nel mio blocco. Qua sembra che si fermi lì sopra. Vediamo però se vado in sopravvivenza che cosa succede. Mi provo a mettere qua sopra. Perfetto. Provo adesso a fare così. Vado avvicino. Oh, ok! Prendo fuoco! Sta prendendo fuoco! È vero, ragazzi, è vero. È vero. Basta, non bruciare più. E poi basta. Per favore, non voglio chiamare i pompieri. Molto bravi. Ma ora sono curioso di provare con l'acqua, perché non ho visto bene cosa facesse con l'acqua, ma presumo farà qualcosa di simile. Ad esempio, provo a mettere qua adesso un pochettino d'acqua. Per esempio, faccio una cosa del genere.
un pochello d'acqua. Ebbene, se io sto qua di fianco, dovrei in teoria, non so che fa. Sì, vedo gli zampilli d'acqua. Sto vedendo zampilli d'acqua, cioè mi potrebbero curare anche dal fuoco. Mi do adesso fuoco. Fatemi mettere in, ok. Mi do fuoco. Aia, brucia, 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 brucia. Brucia, brucia, brucia. Sì, mi sono curato ed ero assolutamente nel blocco dove c'era il sentiero d'erba, non appunto l'acqua stessa. Quindi, sì, trucco numero 5, 100% reale, sia con la lava che con l'acqua che con la neve. Dunque ragazzi, questo prossimo video comincia in maniera che devo dire onestamente non mi piace tantissimo, perché vedere una lastra sopra un'altra lastra mi fa pensare subito a una turlupinata. Vediamo che cosa ci vorrà mai mostrare. Abbiamo, ok, mi sta facendo vedere che ha una snap. Attenzione, essendo una snapshot potrebbe essere vero, attenzione, perché le snapshot sappiamo tutti che hanno un sacco di errori, ogni tanto succedono cose un po' bislacche, quindi perché no. Abbiamo, ok, qua sta facendo vedere il classico modo di impilare le slab come possiamo fare adesso, cioè non possiamo mescolare i blocchi. Ebbene, che cosa mi vorrà mai mostrare quando mette una slab e prova a metterci quell'altra? Sbatta! Che veramente voglio sbattere la testa contro De Prevolfo stavolta. Signori, c'è un solo problema. Devo andare a vedere se trovo la snapshot indicata dal ragazzo, perché nel video non l'ha messa. Sarò sincero, ho avuto un sacco di fortuna, perché nei commenti di questo video c'era scritto di che snapshot si trattava. E ora sono proprio qua davanti a due lastre di quercia e appunto una di pietra. E guardate che succede se vorrò metterne una giù e provo a mettere la seconda sopra. Avrò una cosa mai vista prima su Minecraft e potrò impilare tutte le mie slab esattamente a piacimento. Posso fare una sorta di panino completamente assurdo. Proprio assurdo come il fatto che abbiano inserito una turlupinata dentro una serie di video che mi stavano addirittura piacendo, perché tutto ciò non è assolutamente reale, ragazzi. Questa è una mirabolante turlupinata fatta con una mod che tra l'altro non funziona nemmeno nella versione 1.18 di Minecraft, ma bensì nella 1.16. Questa non è assolutamente una snapshot, è solamente una mod che si chiama Double Slab e ci permette di avere le slab impilabili, che certo è sicuramente buona e utile per le costruzioni, ma che non è assolutamente, come ha detto lui nel video, stata fatta da Mojang per poi essere aggiunta successivamente in gioco. Ma signori, eccoci finalmente davanti all'ultimo video di oggi. Vediamo che cosa ci vuole mostrare, soprattutto che non sia un turlupinoso e meschino video preso dagli inferi. Vediamo che cosa mi vuole mostrare. Ha messo... non ho capito, scusa. Aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. C'era scritto qualcosa qua. Ecco, lo sapevi che puoi piazzare un tappeto su un pezzo di... ah, ok, su una cordicella sopra, tipo un burrone. E ciò appunto rende tutto molto più chiaro il perché lo zombie seguisse il percorso senza andare sui tappeti e perché appunto gli zombie non oltrepassassero il tappeto. Il tutto per farci capire che non serve creare una recinzione per difendersi dagli zombie, perché sono stupidi, come è, per chi se lo ricorda, il famoso Gembelenzio, quello della leggendaria pecora del fuoco. Ci prendiamo adesso degli zombie, vado a prendermi anche bombatelo il tappeto, prendo anche la cordicella, eccola qua, e in teoria io ci sono. Allora, se adesso creo una sorta di burrone attorno a me stesso, che sono sicuro che succederà il finimondo se provo a creare qualcosa di diverso, se provo a fare una cosa così, no? E vado poi a metterci una cordella, loro appunto sul tappeto non ci andranno, io potrò fare avanti e indietro perché il tappeto lo posso pestare, ma loro no, e di conseguenza mi lasceranno in pace. Quindi vediamo se sta cosa è reale. Facciamo così, essenzialmente direi che possa bastare abbastanza profondo. Provo adesso a mettere una, allora faccio cordicella tipo qua, se non sbaglio. Era qua, se non sbaglio. Era qua o qua? Ah, è più sopra, ok, devo metterla più sopra. Facciamo tutto il contorno con le cordicelle. Facciamo così, facciamo così, facciamo così. E direi che ci stiamo. Adesso tappeto tutto attorno e proviamo a generare qualche zombolone. Provo a fare uno, due, tre così, torni tutti bei zomboloni. E in teoria, se mi metto adesso in sopravvivenza, loro non dovrebbero arrivare a col... cioè, è vero. Raga, no, 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 no! Perché sono entrato? Ok, si sono spinti. Hanno fatto come abbiamo visto tempo fa, con le bacche. E quindi ok, meglio pochi. Dobbiamo andare in un posto in cui non ce ne siano effettivamente più di 5, altrimenti è un sacco problematico. Ok, ci siamo. Fa un po' schifo, ma fate finta che vada bene. Uno, due e mettiamo tre. Vabbè, quello piccolino. Ah no, guardalo, rimane bloccato. Quindi cioè, se io fossi qua dentro, anche il piccolo non può arrivare a prendermi. Fate vedere. No, allora, aspetta, aspetta. Non è che sta cosa funziona solamente con quelli grandi, allora. Fatemi eliminare questo. Killalo subito. Fallo fuori, per carità, ok. Se ne genero un altro, ad esempio, qua in fondo. Mi metto adesso in sopravvivenza. Loro proveranno a passare, ma non riusciranno ad entrare. Molto bene. Ma allora magari anche il pi... allora, funziona perché funziona. Però onestamente non ve lo consiglio assolutamente. Ma signori cari, questo era anche l'ultimo di quest'oggi e ce l'ho fatta anche oggi a prendere un po' di bastonate. Comunque spero questo video vi sia piaciuto. Mi sa che De Prevolfo dovrà tornare a radunare le sue pecore, le sue capre, perché sono un pochino ovunque. Ce ne sono qua, ce ne sono visto là in fondo sui... boh, erano là in fondo comunque. Va bene, dovrà darsi un po' da fare. Magari istruisce il nipote, che gli è sicuramente più utile che prendere delle incornate dentro la stalla. Ebbene ragazzi, spero questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se così fosse, un bel mi piace, iscrizione e campanella per essere
la giornata dei prossimi. E noi appunto ci becchiamo in un prossimo video. Io ancora vi saluto e che dire, quindi next è tutto.